Ciao! Oggi vedremo insieme come possiamo condividere una lezione che abbiamo creato su Arcipelago Gaia con i nostri alunni oppure con i nostri colleghi. Eccoci su Arcipelago, andiamo alla sezione Le mie lezioni. Qui ho creato una lezione di storia per la mia classe quinta, Polis e colonie greche a confronto. Mi interessava con loro approfondire le caratteristiche della polis greca anche in rapporto a quelle che poi sono diventate le colonie greche con uno sguardo particolare alla Magna Grecia. Bene, per condividere la lezione che abbiamo creato sarà sufficiente tornare alla sezione Le mie lezioni e da qui, dal pulsante Azioni, scegliere l'opzione Condividi lezione. A questo punto vedremo comparire questa finestra pop-up che ci offre tre possibilità di condivisione. La prima, la più semplice, è quella di copiare e incollare questo link corrispondente alla nostra lezione. Lo potremo copiare, ad esempio, sul nostro registro elettronico, quello a disposizione della classe, oppure se volessimo semplicemente condividere la lezione con un collega, potremmo copiarlo in una mail e inviargli così il materiale. Le altre due opzioni di condivisione che ci offre sono rappresentate da questi due tasti, condividi su Classroom e condividi su Teams. Se quindi la nostra classe o la nostra scuola hanno a disposizione una di queste due piattaforme, potremmo condividere la nostra lezione attraverso di esse. Vediamo ad esempio che cosa succede cliccando sul pulsante Condividi su Classroom. Si apre la finestra del programma, ci chiede di scegliere un corso, nel mio caso la quinta, e un'azione. Io voglio semplicemente caricare del materiale, quindi carica materiale. Quindi premiamo sul pulsante Vai, assegniamo un titolo, Polis e colonie greche a confronto, ed eventualmente scegliamo tra altre varie opzioni a disposizione. Clicchiamo sul pulsante pubblica, quindi su mostra, e vedete che la nostra lezione appare all'interno della piattaforma digitale. Cliccando e cliccando di nuovo sull'anteprima potremo visionare tutto il materiale presente all'interno della lezione che stiamo quindi condividendo con i nostri alunni. Teniamo presente che Arcipelago Gaia offre la possibilità anche a chi riceve di editare la scheda, il PDF, attraverso semplici strumenti, ad esempio la matita oppure l'evidenziatore in diversi colori. Nonché ci mette a disposizione anche uno strumento testo con il quale gli alunni possono compilare la scheda direttamente online ed eventualmente salvarla cliccando sul pulsante scarica, quindi salvarla sul proprio PC e quindi rispedircela con debitamente compilata, diciamo, per la nostra verifica, il nostro controllo. Un'altra funzionalità che può tornare utile a noi insegnanti da tenere presente è quella di poter condividere la singola scheda, la singola risorsa, anche senza condividere l'intera lezione. Vedete che accanto all'anteprima di ciascuna scheda è presente il pulsante Condividi. Cliccando su Condividi si aprirà la medesima finestra pop-up che abbiamo visto in precedenza con le medesime opzioni. E consideriamo anche il fatto che come insegnanti possiamo editare la scheda con gli strumenti che abbiamo visto prima, ma salvare le modifiche e quindi condividere la scheda con le modifiche che abbiamo apportato. Ad esempio, se io volessi indicare agli alunni di eseguire solo l'esercizio numero 1 di questa scheda, potrei, cliccando sul pulsante Salva, salvare le modifiche e quindi condividere la scheda con l'esercizio 1 evidenziato per i miei alunni. Bene! Con questo è tutto, arrivederci al prossimo video.